Salve a tutti signori, è tipo da un pezzo che non faccio una review. Se oggi mi scomodo per fare questa cosa è esclusivamente perché vi voglio parlare di un telefono in particolare, anzi di un brand in particolare in cui credo che questo telefono racchiuda le principali caratteristiche e soprattutto spiegarvi perché uno dovrebbe comprare un Huawei nel 2019. Sigla! Non ce l'ho la sigla, non ce l'ho! La storia è breve. Ogni anno verso settembre sento la pressione, il bisogno di cambiare assolutamente il telefono, quindi vado a cercare quello che con il gap minore di scale mi va a dare un raddoppio di prestazioni. Quest'anno è successo? Assolutamente sì. Il Mate 20 Pro è questo bellissimo telefono qui. Non è il Lite, non è l'X, non è il Porsche, non è il normale, ma è il Pro. Quindi chiamatelo Mate 20 Pro perché è un telefono sostanzialmente diverso dal Mate 20 normale e da tutti gli altri. Quando è uscito circa un anno fa costava più di 1000 euro, era un top di gamma assoluto ed è stato fatto come tutta la serie Mate per avere il massimo possibile della tecnologia di Huawei. E siccome Huawei è una di quelle avanti, anche se non può sembrare perché si presenta con quella cagata delle MIUI, comunque il telefono è venuto una bestia. Ha avuto già un anno per dimostrare che piscia in testa a un sacco di altri top, ovviamente poi sono usciti altri smartphone, altri dispositivi che hanno fatto le scarpe pure a lui, però non per lo stesso prezzo. Infatti potete acquistarlo adesso nei negozi, ve lo danno a 430 euro, oppure vi fate ancora più furbi, se non vi fa schifo l'usato, ve lo comprate su eBay come ho fatto io, che vi vende usato, controllato, quindi sì, eBay serve ancora qualcosa. Per farla breve, ci sono 5 motivi per cui questo telefono e in genere i top di gamma di Huawei arano il resto. Il primo punto è il display, ma non parlo solo del pannello AMOLED che sta sotto questo vetro, ma parlo proprio dell'impressione che dà ogni qualvolta che lo usate. Per me è molto similare a quella dei Samsung, che è una delle principali inconsce, diciamo, ragioni per cui un Samsung, come questo è un S10, un S9, dall'S8 diciamo in poi, spicca molto di più di un altro telefono quando lo andate a provare e lo usate in mano. È per il display. Il fatto di avere questi bordi leggermente ricurvi, quindi più del 2.5D, ma non ancora edge, diciamo, quindi non utili a fare niente, ma solo utile a riempire, e poi i colori di un AMOLED lo rendono veramente una figata. La grandezza è perfetta e in mano può essere utilizzato senza problemi, sempre se questo lo definiamo senza problemi. L'unica vera magagna è che ci dovete mettere la pellicola, e come ho sperimentato bene io sull'S7 Edge è una bestemmia incredibile. Praticamente dovete prendere assolutamente delle pellicole non in vetro, perché come avevo fatto vedere nel video delle truffe che girano su Amazon, tantissime pellicole per questo telefono in vetro hanno semplicemente review false e non funzionano nella realtà. Dovete prendere una che si applica in altra maniera, con del collante, come avevo fatto con l'S7 Edge, oppure in questo caso semplicemente una pellicola in plastica. Il secondo punto sono le tre, perché sono tre, non sono quattro, una è flash, fotocamere che stanno sul retro di questo telefono. A parte che io adoro la formazione che hanno usato a quadrato centrale, perché spicca su tutte le altre, non è un semaforo e non rischiate mai di toccarla con le dita quando andate dietro, tanto che il sensore di impronta è sotto lo schermo, quindi non lo cercate di sicuro qui. Sul Mate 30 Pro hanno provato a mantenere, però è un cerchio e io lo trovo abbastanza bruttino, mentre qui veramente hanno fatto una bella cosa, quindi applausi a Huawei. Parlando strettamente di comparto fotografico, perché lo adoro? Beh, ma perché per ogni situazione vi dà la soluzione. Avete la fotocamera normale, che è una 40 megapixel, quindi quad buyer, che poi diventa una 10 megapixel, volendo potete scattare a 40, ma brevemente diciamo che è quella che fa le foto migliori e che ha consentito questo telefono di sparare altissimo in classifica di DxOMark l'anno scorso. La seconda è la grandangolare, 20 megapixel, quindi non si tratta di una grandangolare scema come quella che potete trovare sui Redmi, che sostanzialmente non serve a niente perché 8 megapixel, ma veramente sono delle foto tutte squasciate, sono brutte, sembrano fatte sott'acqua. Non è semplicemente avercela che incrementa la qualità del comparto fotografico, deve essere oggettivamente una buona fotocamera e vi assicuro che questa lo è. Poi abbiamo il teleobiettivo 3x e non 2x, quindi già
frega tutti. In più può avere lo zoom ibrido fino a 5x, significa che fa qualche interpolazione, che lo sanno solo loro, con la fotocamera principale, e vi porta un 5x veramente pulito. Quindi vi assicuro che è abbastanza per fare delle foto da lontano, e che il normale 2x che aveva il Mi 8, per esempio, non dice niente e non aggiunge niente al digitale. La cosa bella è che questo obiettivo è stabilizzato, quindi anche a 5x avete foto assolutamente ferme. Poi avete il comparto software, cioè cosa va a sfruttare questi sensori qui? Beh, c'è il software di Huawei dietro, e tanti magari penseranno, perché sono abituati con Xiaomi o con altri brand, che probabilmente se metti la Google Camera ti vengono le foto migliori. Ecco, questo per quanto mi riguarda è falso sui Huawei, o almeno sul mio Mate 20 Pro. Questo perché le fotocamere sono magnificamente sfruttate, l'HDR è veramente impressionante e interviene senza dirvi niente nei momenti corretti. La modalità macro, sfruttando appunto la grandangolare, vi permette di fare foto da mezzo centimetro da un oggetto, è veramente impressionante quello che può fare, e soprattutto si attiva da sola. E la modalità notturna, che può essere applicata a tutti gli obiettivi, attenzione a questo vantaggio perché non è così normale su altri telefoni, fa delle cose assurde, penso la conosciate tutti, e per quanto mi riguarda funziona meglio di quella di Google, anche se quella di Google lo fa forse un po' più velocemente e senza praticamente batter ciglio su qualsiasi telefono. Quindi a livello software forse è qualcosa di meglio, ma quando si tratta di resa del colore della foto che viene elaborata, quello di Huawei va un pelino meglio, nel senso i colori sono molto più reali. Se voi fate una foto con la Google Camera e l'illuminazione stradale è tutta arancione, beh, la foto sarà totalmente arancione, mentre qui vengono estrapolati i colori dei vari oggetti. Inoltre, per quella di Google serve lo stabilizzatore, almeno sul Mi 8 era così, non riuscivo a fare foto decenti senza lo stabilizzatore. Questo problema non si presenta, perché dovete sapere che la fotocamera principale non ce l'ha lo stabilizzatore. È incredibile, cioè, tu fai le foto, le puoi anche muoverti, ma e vengono lo stesso, cioè. Dulcis in fundo, i video, limite 4K 30fps, ovviamente 60 se lo dovevano tenere il Mate 30 Pro, di cui dopo ne parliamo, lo so che voi state già rognando, dopo ne parliamo. Sono spettacolari, perché? Perché intanto la grandangolare può sfruttare il 4K, e quindi questo dà veramente un plus rispetto a qualsiasi altro telefono che di solito non viene usato per fare video su YouTube, o comunque i video genericamente, perché non ha abbastanza angolo. Cioè, se io lo metto qui e ritaglia tanto così come faceva il Mi 8, non me ne faccio di niente, mentre con la grandangolare e la qualità video che ha lui è possibile fare dei video veramente limpidi, e l'ho usato parecchie volte anche su questo canale. Vi posso assicurare che è il primo che posso reputare un valido sostituto alla i4K Plus che uso di solito. Ho parlato un sacco della fotocamera, ne valeva la pena, ma passiamo alla batteria. 4200 mAh, migliorata ancora di più sul Mate 30 Pro con 4500, perché adesso lo standard ovviamente si sta alzando. Ma la cosa fighissima è che se avete il caricatore tozzo da 40 watt, che io ce l'ho e non vi arriva in confezione, dovete comprarlo a parte, potete fare una ricarica fino al 70% in mezz'ora. Quindi la ricarica 40 watt ha una velocità impressionante. Ricarica wireless a 15 watt, vabbè, non è che sia utilissima, il Mate 30 Pro fa decisamente di meglio, così come il Mi 9 e altri telefoni usciti più di recente. Direi che la ricarica wireless sta diventando veramente utile e sta addirittura superando quella col cavo, quindi a parte per le supercharge, diciamo, adesso è un valido sostituto. Bisogna vedere quanto scalda, che caricatore dovete comprarvi, eccetera, eccetera, però diciamo che siamo sulla via giusta. Questo qui ha una chicca, cioè ricarica wireless inversa fino a 7 watt. Vuol dire che voi potete caricare con questo, non un altro telefono come tutti i recensori pensavano, ma una cagata, puoi caricare un telefono a 7 watt, ma magari un dispositivo come delle cuffiette Bluetooth, mi viene in mente quelle della Samsung per dire, penso, che si possono ricaricare direttamente dal telefono. Quindi vabbè, le mettete lì e pian piano lo ricaricate, quindi qualcosa che richiede veramente poca potenza. Parlando di audio, sono rimasto stupito del fatto che fosse stereo, perché non avevo mai avuto un telefono che faceva l'audio stereo. Questo telefono lo fa in maniera molto particolare, perché usa la capsula auricolare da una parte e sotto non ha l'altoparlante, cioè esce tutto dalla Type-C. E, nel senso, può diventare un problema quando caricate,
non mi pare neanche così grande. In ogni caso l'ho trovato assolutamente buono e mi fa molto piacere lo stereo, perché appunto non l'avevo mai provato. Non dà un upgrade incredibile, ma l'audio è molto più bilanciato sinistra-destra. Per quanto mi riguarda, hanno fatto il meglio che potevano. Penso che le limitazioni sul microfono, che non mi è piaciuto tanto, siano dovute al fatto che questo telefono è, tra le altre mille caratteristiche, vabbè, IP68. Dulcis in fundo, parliamo del sistema MIUI, che poi è quel motivo per cui la gente preferisce stare lontana dai Huawei, che adesso è anche oggetto di dibattito col fatto che Trump, l'America, ha impedito a Huawei di intrattenere rapporti commerciali con aziende americane. Lo sapete benissimo, quindi Mate 30 Pro non avrà i servizi di Google, avrà una versione di Android open source e Huawei sta lavorando ad Harmony OS già da agosto, o forse anche prima, per sostituire Android. Certo, vabbè, non è la stessa cosa, e se non puoi intrattenere rapporti con aziende americane non puoi neanche avere le app americane, che sono le principali, quindi anche facendo il tuo sistema non è proprio la stessa cosa. Lì bisogna vedere come evolverà la situazione. Per quanto riguarda il Mate 20 Pro, il P30 e tutti quei telefoni precedenti, non c'è problema. Infatti questo telefono riceverà Android 10, purtroppo non ha più nessun nome, una tristezza, Android 10, con l'MUI 10. Sì, sono allineati. L'MUI 9 è un tentativo di fare qualcosa di decente, anche la 9.1, ma ancora non ci siamo. La tendina delle notifiche è brutta, i setting sono brutti, il multitasking è brutto, ha qualche problemino, le icone in generale fanno cagare, il launcher stock è da cambiare subito. Ci sono dei difetti che creano quel gap rispetto, che ne so, a un Samsung. Ecco, e sono tutti concentrati in un software un po' troppo cinese, per quanto mi riguarda. Ci hanno messo troppo ad adattarsi. Con le MIUI 10 cambia tutto. Viene cambiata la tendina delle notifiche, vengono aggiunte tante nuove funzioni, vengono cambiati i setting, spero vengano risolti alcuni bug che ho riscontrato io con app di terze parti, viene cambiata l'interfaccia della fotocamera, quindi è proprio qualcosa di grafico che era la parte principale che rompeva le balle. Se c'è una cosa invece software in cui Huawei assolutamente sbaraglia gli avversari, è il fatto di mettere mano in maniera più profonda, non so come dire, ad Android. Quindi robe come l'Eros File System, l'Arc Compiler, tutti miglioramenti che dovrebbero rendere le applicazioni o comunque in genere il sistema Huawei ben più fluido della concorrenza. A sentire le loro percentuali sono veramente sparate alte, però penso che questo sia una cosa a cui dare merito a Huawei, perché non proprio tutti lo fanno. Poi bellissime queste iniziative, ma su le MIUI 10, siccome le animazioni erano troppo fluide, hanno deciso di calarle tutte a 200 millisecondi, cioè hanno rallentato l'animazione per farla più smooth, secondo loro, quando uno vuole semplicemente aprire. Io non voglio che faccia, sì, è bella, fa una bella transizione, ma non è un iPhone, non me ne frega niente, apri quella cazzo di applicazione e basta. Per quanto riguarda il Mate 30 Pro, beh, è il degno successore di questo telefono, è l'unico che poteva fargli le chiappe quadre su ogni punto di vista, a parte sulla camera telefoto, che effettivamente non è identica, cioè non hanno usato tipo la periscopica del P30, sinceramente non capisco, però se uscirà senza Google è un telefono assolutamente da scaffalare, e non ci saranno patch di terze parti, a meno che non le faccia Google stessa, ma non può, per far funzionare i servizi e per far funzionare il safety di Google, quindi farvi pagare col telefono, cosa che faccio un sacco da quando ho questo, a farvi accedere a tutte le app, insomma ci saranno delle limitazioni a meno che non cambi qualcosa negli accordi, quindi non è un telefono da comprare, nonostante dal punto di vista hardware sia veramente asfaltante. Per questa review io ho concluso, e insomma compratevi un Mate 20 Pro.